Eccoci di nuovo. Vi ringrazio per avermi seguito così numerosi nella precedente lettura. Questa sera leggerò un brano del filosofo dai più definito l'eretico moderno, Gunther Anders. Seguitelo sino alla fine, perché è sconvolgente l'epoca in cui è stato scritto. Per soffocare in anticipo ogni rivolta, non bisogna essere violenti. I metodi del genere di Hitler sono superati. Basta creare un condizionamento collettivo così potente che l'idea stessa di rivolta non verrà nemmeno più alla mente degli uomini. L'ideale sarebbe quello di formattare gli individui fin dalla nascita, limitando le loro abilità biologiche innate. In secondo luogo, si continuerebbe il condizionamento riducendo drasticamente l'istruzione, per riportarla a una forma di inserimento professionale. Un individuo ignorante ha solo un orizzonte di pensiero limitato e più il suo pensiero è limitato a preoccupazioni mediocri, meno può rivoltarsi. Bisogna fare in modo che l'accesso al sapere diventi sempre più difficile ed elitario, che vi sia il divario tra il popolo e la scienza, che l'informazione destinata al grande pubblico sia anestetizzata da qualsiasi contenuto sovversivo. Niente filosofia. Anche in questo caso bisogna usare la persuasione e non la violenza diretta. Si diffonderanno massicciamente, attraverso la televisione, divertimenti che adulano sempre l'emotività o l'istintivo. Affronteremo gli spiriti con ciò che è futile e giocoso. È buono, in chiacchiere e musica incessante, impedire allo spirito di pensare. Metteremo la sessualità al primo posto degli interessi umani. Come tranquillante sociale non c'è niente di meglio. In generale, si farà in modo di bandire la serietà dall'esistenza, di ridicolizzare tutto ciò che ha un valore elevato, di mantenere una costante apologia della leggerezza, in modo che l'euforia della pubblicità diventi lo standard della felicità umana e il modello della libertà. Il condizionamento produrrà così da sé tale integrazione che l'unica paura che dovrà essere mantenuta sarà quella di essere esclusi dal sistema e quindi di non poter più accedere alle condizioni necessarie alla felicità. L'uomo di massa così prodotto deve essere trattato come quello che è, un vitello, e deve essere monitorato come deve essere un gregge. Tutto ciò che permette di far addormentare la sua lucidità è un bene sociale. Quello che metterebbe a repentaglio il suo risveglio deve essere ridicolizzato, soffocato. Ogni dottrina che mette in discussione il sistema deve prima essere designata come sovversiva e terrorista. E coloro che la sostengono dovranno essere trattati come tali. Gunther Anders. L'uomo è antiquato. Scritto, pensate, nel 1956. Gunther Anders, nelle sue note, parla del cosiddetto totalitarismo morbido, che come si vede non ha più bisogno, come quello della metà del Novecento, dell'impiego sistematico e brutale della violenza, perché ottiene obbedienza automatica e incondizionata in virtù dell'efficacia e dell'efficienza del suo impercettibile e perciò più insidioso dispositivo di omologazione. Nelle sue note lui parla anche dell'efficacia dell'esercizio del potere nel totalitarismo mite o morbido. Il potere risiede nella sua impercettibilità, fraintesa come non esistenza, come il deus absconditus, i cui decreti sono insondabili e imperscrutabili. Anche il potere sa di essere al colmo della potenza se resta celato dietro le quinte. Ed è a quello che ci riferiamo, non ai capi di governo, non ai capi europei, non ai capi mondiali, ancora più su.
Il silenzio di questo potere che si cela dietro le quinte è segno della sua forza. Infatti, quanto più totale è un potere, tanto più muto il suo comando. Quanto più muto un comando, tanto più naturale la nostra obbedienza. Quanto più naturale la nostra obbedienza, tanto più assicurata la nostra illusione di libertà. Quanto più assicurata la nostra illusione di libertà, tanto più totale il potere. Vi ripeto, l'uomo è antiquato, edito da Bollati Boringhieri. Se volete, buona lettura. Grazie.